amici di Filo Diretto, ci troviamo in piazza Guglielmo II, dove si sta svolgendo la manifestazione nei giardini di Guglielmo. Adesso intervisteremo uno degli organizzatori per capire meglio di che cosa si tratta, qual è il fine di questo evento. Questa sera in piazza Guglielmo II si sta svolgendo la manifestazione nei giardini di Guglielmo. Benissimo. Nei giardini di Guglielmo nasce proprio dalla volontà e dal desiderio di alcune figure professionali del comune di Monreale, tra cui l'assessore Gian Greco, il professore Autovino, l'amico Michalizzi. Mi hanno contattato proprio perché sanno che io ho il pallino delle prodotti tipici siciliani e che da 3 anni lavoro mi batto per ottenere un prodotto di qualità, un prodotto a chilometro zero, un prodotto dove non ci sono conservanti, additivi e tutte queste cose che non fanno bene alla salute sia degli adulti che dei bambini. Abbiamo portato qua un po' di formaggio, della ricotta senza la farina di latte, ma latte di pecora. Abbiamo portato i formaggi di capra girgentana, i pecorini, poi abbiamo portato del vino naturale che viene prodotto qua nel territorio monrealese, San Giuseppe Aiato, poi dei salumi, la signora Scibetta che ha il salumificio a San Giovanni Gemini, dove non ci sono conservanti, ci sono anch'io con i miei prodotti e con l'azienda che abbiamo a Caltanissetta, dove abbiamo proprio dei prodotti ricavati con delle erbe officinali che un alchimista raccoglie e poi conserva in vetro. Ci tengo a dirlo perché sono delle conserve le mie, senza conservanti, senza coloranti. Poi abbiamo coinvolto pure gli artigiani, abbiamo portato il cestaio di Caccamo, il signor Santo, che si è messo qui in piazza ancora con il cestino in mano per far vedere ai turisti, ma anche alla gente, ai bambini, ai ragazzini che non avevano mai visto una cosa del genere. E poi abbiamo coinvolto tanti e tanti artigiani, tante persone volenterose che creano, creatori di ingegno, chiamiamoli così, ad esempio le ragazze che da una coppola qualunque hanno disegnato su il mafioso, cosa che a me non piace perché per me Monreale, il territorio siciliano, non si deve parlare di questo assolutamente. Hanno disegnato la pala di fico d'India, il cuoricino, poi c'è un ragazzo che mi viene, che lavora con noi, che fa le caramelle di carruba all'antica e che ha fatto con la caramella una rosa, che è qualcosa di eccezionale. Questa signora che espone le palle natalizie fatte da lei, create da lei, con niente, eppure lì c'è qualcosa da ammirare veramente. Buonasera, cosa sta avvenendo oggi nella piazza di Monreale? E allora, questa sera la piazza di Monreale è la seconda edizione organizzata dall'amministrazione comunale dell'area promozione sociale e territoriale di una programmazione futura di interventi o come meglio dire degli eventi programmati mensilmente proprio per far conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti tipici del territorio siciliano ma soprattutto del territorio monrealese, con l'ausilio dell'assessore al turismo, allo spettacolo, alla cultura. Abbiamo organizzato, coinvolgendo varie associazioni del territorio, questo evento. Oggi sono 54 artigiani presenti nella nostra piazza chiamata del Paradiso, la piazza Guglielmo. Per cui questo qui è un evento per la città e per far vivere realmente questa piazza per come realmente dovrebbe essere, non con le macchine ma con la gente che ci partecipa. Per cui la manifestazione si chiama Nei giardini di Guglielmo e probabilmente è un viaggio cognitivo e sensoriale proprio dei prodotti tipici. Cosa ha fatto per voi il comune di Monreale oltre a mettervi a disposizione questa agora?
ci ha messo a disposizione questa agorà. In tutte le maniere ha cercato di sistemare al meglio possibile il gazebo, quindi è stata fatta anche la presentazione di una planimetria della locazione appunto degli standisti, però diciamo che è stato un attimo un laboratorio per testare quelle che sono le potenzialità di questi mercatini nel paese di Monreale. Io credo che una volta, avendo parlato anche col sindaco proprio ieri, c'è tutta la volontà da parte del sindaco di Monreale di nuovamente replicare questo evento. Io credo che i numeri saranno sicuramente superiori a quelli di questo evento, che già comunque non sono per niente deludenti.